Riparte la stagione della pallavolo Castellammontese con tante novità. Sì, finalmente ripartiamo, perché tutti gli anni non vediamo l'ora che finisca, ma poi appena finisce non ne possiamo fare a meno. Ripartiamo quest'anno di nuovo come i vecchi tempi, diciamo. Ripartiamo da due under 12. Siamo riusciti a fare due gruppi ben distinti di under 12, uno maschile e uno femminile. È stata una scommessa, direi veramente vinta su tutti i fronti, perché in un gruppo di maschile ci sono 9 ragazzini, che nel maschile non è poco, e invece nell'altro gruppo ci sono 13 ragazzine che continuano la strada dal mini volley, e in più si sono aggiunte 2 o 3 ragazzine proprio alle prime esperienze con la pallavolo, però stanno lavorando in palestra tantissimo e vediamo di essere pronti per gli inizi del campionato. Oltre all'under 12 abbiamo come sempre l'under 15 maschile, che ormai è storica, sono ragazzi che giocano insieme da molti anni. Poi abbiamo un under 17 femminile, anche lì pensavamo di non avere i numeri, invece sono arrivate tantissime ragazze in palestra, e abbiamo un gruppo di 14 ragazze. E poi ci sarà una prima divisione che è allenata da Marchese, Salvatore, con ragazze soprattutto nostre che continuano a volerci bene, diciamo. In più c'è un'aggiunta di ragazze prese da società qui vicine che ci daranno una grossa mano. Volevo spendere un attimino solo una precisazione. In questa prima divisione c'è una ragazza che lei ci siamo sentiti a giugno e mi ha detto: o gioco nella pallavolo Castellammontese o mi fermo un anno. Questa ragazza qua è Erika Raga, che è un centrale, e arriva da Rivarolo, ha giocato in Serie C a Montalto, ha sposato il nostro progetto a 360 gradi e noi ci siamo mobilitati tutti quanti per portarla nel Castellammontese, ci siamo riusciti ed è una giocatrice definitiva al Castellammontese. Quindi ringraziamo il Rivarolo e lei soprattutto, perché ha proprio dato una richiesta che a noi ci ha veramente commosso, sinceramente. E insieme ad altre ragazze pensiamo di fare un'annata tranquilla, senza nessun tipo di obiettivo. Tutto quello che arriva è tutto buono, le ragazze lavorano tantissimo in palestra, vediamo adesso il 19 di ottobre che inizierà la stagione, vediamo come ci presentiamo in campo. I primi appuntamenti della società sono con un'amichevole mercoledì 10 al Palacresto in via Trabucco 5 a Castellammontese, e giocheremo alle 20:30 contro la Fortitudo Chivasso, e sarà l'ultima delle amichevoli. Mentre il campionato inizierà il 19 di ottobre, venerdì 19 ottobre, sempre in casa la prima partita a Castellammontese al Palacresto, sempre in via Trabucco numero 5, alle 21:15 contro il San Giorgio Chieri. E se riuscite a venire è importantissimo partecipare, perché alle ragazze serve veramente un contributo del tifo e degli amici, dei simpatizzanti, chiunque voglia venire a vedere.